La madre di Franti, 28, sabato. Ma Votini è incorreggibile. Ieri, alla lezione di religione, in presenza del direttore, il maestro domandò a De Rossi se sapeva a mente quelle due strofette del libro di lettura «Dovunque il guardo io giro, immenso Iddio ti vedo». De Rossi rispose di no, e Votini subito «Io le so!» con un sorriso come per fare una picca a De Rossi. Ma fu piccato lui invece, che non poté recitare la poesia, perché entrò tutto a un tratto nella scuola. La madre di Franti, affannata, coi capelli grigi arruffati, tutta fradicia di neve, spingendo avanti il figliuolo che è stato sospeso dalla scuola per 8 giorni. Che triste scena ci toccò di vedere. La povera donna si gettò quasi in ginocchio davanti al direttore, giungendo le mani e supplicando «Oh, signor direttore, mi faccia la grazia! Riammetta il ragazzo alla scuola! Son 3 giorni che è a casa! L'ho tenuto nascosto, ma Dio ne guardi se suo padre scopre la cosa! Lo ammazza! Abbia pietà, che non so più come fare! Mi raccomando con tutta l'anima mia!» Il direttore cercò di condurla fuori, ma essa resistette, sempre pregando e piangendo. «Oh, se sapesse le pene che m'ha dato questo figliuolo, avrebbe compassione. Mi faccia la grazia. Io spero che cambierà. Io già non vivrò più un pezzo, signor direttore. Ho la morte qui, ma vorrei vederlo cambiato prima di morire, perché...» E diede in uno scoppio di pianto. «È il mio figliuolo. Gli voglio bene, morirei disperata. Me lo riprenda ancora una volta, signor direttore, perché non segua una disgrazia in famiglia. Lo faccia per pietà d'una povera donna». E si coperse il viso con le mani, singhiozzando. Franti teneva il viso basso, impassibile. Il direttore lo guardò, stette un po' pensando, poi disse «Franti, va al tuo posto». Allora la donna levò le mani dal viso, tutta racconsolata, e cominciò a dir grazie, grazie, senza lasciar parlare il direttore. S'avviò verso l'uscio, asciugandosi gli occhi, e dicendo affollatamente «Figliuol mio, mi raccomando, abbiano pazienza tutti, grazie, signor direttore, che ha fatto un'opera di carità, buono, sai, figliuolo, buongiorno, ragazzi, grazie, arrivederlo, signor maestro, e scusino tanto una povera mamma». E, data ancora di sull'uscio un'occhiata supplichevole a suo figlio, se ne andò, raccogliendo lo scialle che strascicava, pallida, incurvata, con la testa tremante, e la sentì ancora tossire giù per le scale. Il direttore guardò fisso Franti in mezzo al silenzio della classe e gli disse con un accento da far tremare: «Franti, tu uccidi tua madre!» Tutti si voltarono a guardar Franti e quell'infame sorrise.